Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro della serie di Chi era della stampa. La nostra ospite questa sera è Silvana De Mari. Silvana De Mari è un'autrice di libri per ragazzi, in particolare un'autrice fantasy tradotta in tutto il mondo, premiata un enorme numero di volte. Ed è anche una polemista molto seguita e molto discussa. Io devo dire con tutta franchezza che non condivido molte delle sue idee, ma riconosco e ammiro l'onestà e il coraggio con cui le esprime. E siccome credo che l'onestà e il coraggio siano due ingredienti essenziali per vivere una vita degna, sono molto felice di essere questa sera insieme a Silvana. Peraltro ci troviamo qui per parlare di un libro appena uscito, questo, Cronache di Vascello del Capitano 15. È un libro per ragazzi, ma non solo, direi, perché io non sono più un ragazzo, ma l'ho letto con molto piacere, che raccoglie tre racconti, due già pubblicati in un precedente libro di Silvana, Il Cavaliere, la Strega, la Morte e il Diavolo, e uno invece totalmente inedito. Allora, io vorrei partire chiedendole molto semplicemente di parlarci di questi racconti, di raccontarci se vuole la trama, ma soprattutto di dirci che cosa è nascosto in ciascuno di essi, qual è il segreto, o per meglio dire, qual è il messaggio che lei ha voluto trasmettere. Sono tre racconti molto godibili, con una trama che appassiona quando la si legge, ma è evidente che, come in tutte le cose che ha scritto Silvana, c'è anche un sottotesto, che è un sottotesto importante. Allora, ho messo la mia esperienza di medico e che i medici hanno a che fare con la morte. Questo infatti era il libro precedente da cui sono presi i due racconti e il titolo è proprio Il Cavaliere, la Strega, la Morte e il Diavolo. È un libro dove si parlava della morte. Non è possibile fare il medico senza incontrare la morte e non è possibile fare il medico senza dover parlare della morte. Occorre dire a un bambino che la sua mamma è morta, occorre dire a una madre che il suo figlio morirà. Noi abbiamo la tendenza a ritenere sempre la morte una punizione. In effetti, quando diciamo a qualcuno che a un bambino che la mamma sta per morire, la sua domanda è: mamma, che ha fatto di male? Oppure quando un bambino si trova lui rinchiuso nel reparto di oncologia, lui domanda: ma io cosa ho fatto di male? E quindi dobbiamo porci il problema di stabilire che cos'è la morte. La morte è un optional, non ce l'abbiamo tutti. Per esempio, non ce l'hanno, cioè possono anche non averla, gli organismi monocellulari, per esempio i batteri. Se noi mettiamo, guardiamo un batterio, questo batterio si riproduce e fa due batteri identici tra di loro, che a loro volta si riproducono, fanno quattro batteri, 8, 16, 32, 64. E se nessuno aggiunge penicillina alla soluzione o se c'è abbastanza da mangiare, i batteri sono immortali. Nel momento in cui gli organismi invece sono pluricellulari, compare la morte. Quindi la morte è la moneta con cui paghiamo il privilegio di essere unici, contrariamente ai batteri. E noi abbiamo anche una scatola cranica enorme che ci permette di trovare la paura della morte, perché di averne coscienza. E la paura della morte è una cosa terribile, ma quando abbiamo pagato molto caro qualcosa che non apprezzo, abbiamo comunque fatto un affare. La morte è veramente così terribile? Beh, noi la temiamo molto. Vorrei spiegare la paura della morte con una vecchia barzelletta. C'è uno scalatore che sta cercando di scalare una montagna in solitaria. Si rompe un rampo, si rompe un gancio, lui resta a penzolare su un crepaccio. E a un certo punto la sua sola speranza è che ci sia qualcuno che lo possa soccorrere. Quindi comincia a gridare: c'è qualcuno, c'è qualcuno! Su queste montagne, questo cielo azzurro, a un certo punto si sente una voce che dice: sì, ci sono io che sono Dio, lasciati andare, stasera sarai con me in paradiso. Scende la sera, si accendono le prime stelle e poi si sente di nuovo la vocina dello scalatore che dice: scusate, che per caso c'è qualcun altro? Perché vedete, se anche noi avessimo l'assicurazione addirittura da Dio che ci attende il paradiso, avremmo paura. Perché? Perché la paura della morte è fisiologica.
L'abbiamo nel cranio perché se non ce l'avessimo passeremmo il tempo a ammazzarci in maniera idiota, a tirarci giù dai ponti con l'elastico, senza elastico. La maestra mi ha dato quattro, io mi suicidio, tiè, così le faccio dispetto. Esattamente come i bimbi piccoli hanno paura del buio e dell'estraneo. Questo non vuol dire che nel buio ci siano i mostri, neanche sotto il loro letto, e non vuol dire che tutti gli estranei siano malvagi. Ma è una paura che impedisce ai bambini, mettiamo che il piccolo si svegli di notte, di uscire dalla capanna e perdersi nella giungla. Si sveglia di notte, buio, ha paura, va a cacciarsi da papà e mamma che non sanno dov'è. Quindi queste paure servono a preservare la nostra vita, ma non vuol dire che la morte sia malvagia, anzi, non solo la morte è una porta che si apre sull'infinito, ma è la morte che dà senso ai nostri giorni. Perché senza la morte i nostri giorni sarebbero tutti uguali, sarebbero completamente senza senso. A noi, potendo scegliere, avremmo l'impressione che sì, essere immortali, magari in un mondo senza dolore, non è poi così male, si potrebbe fare un tentativo, una specie di mondo del mulino bianco dove vivono Antonio Banderas e la gallina. Per cui in questo libro c'è un piccolo extraterrestre che viene da un mondo del genere, un mondo senza morte, un mondo senza dolore, un mondo senza emozioni, dove non c'è la paura, dove non c'è la morte, non possono esserci neanche le altre, dove non c'è il dolore, non può essere la gioia, dove non c'è il basso, non può esserci l'alto. Quindi finisce su questo bizzarro pianeta pieno di acqua, cosa che lui trova terrificante, e scopre varie cose, tra cui anche il valore che può avere la morte, benché lui sia immortale. Il nostro pianeta è molto acquoso e il piccolo extraterrestre si chiama A15 e i suoi amici, in maniera dispregiativa, insomma, non sono proprio molto amici, lo chiamano Acqua, perché nel suo pianeta di origine non c'è acqua, anzi l'acqua per questi extraterrestri, beh, è qualcosa di ripugnante. E qui anche un altro punto, perché l'acqua in realtà rappresenta la compassione, rappresenta le madri. Un bimbo passa 9 mesi cullato dal liquido amniotico. Nell'ebraismo, la parola 40, anche nel cristianesimo, ha un'enorme importanza. Probabilmente il suo cognome l'è dato a questo: 40 giorni nel deserto, 40 anni nel deserto, Mosè, 40 giorni Cristo, 40 ore nel sepolcro. Questo 40 ritorna, e nel deserto Mosè aveva la compassione dell'acqua perché tutti i giorni batteva, Miriam batteva il suo bastone sulla sua roccia e zampillava dell'acqua. E quindi in ebraico la lettera che rappresenta il numero 40, la Mem, è anche la lettera della madre e la lettera della compassione. Quindi l'acqua e la compassione. Nel suo lontano pianeta il capitano 15 non conosce la compassione. C'è anche una fanciulla, una ragazzina in questa storia. Una ragazzina molto molto strana. Molti diranno non esistono ragazzine così. No, esistono, perché poi io le ascolto, esistono. La ragazzina che non segue il rap, non segue il rock, lo fa anche perché sia perché i genitori che le hanno insegnato a amare la musica classica, sia perché in un certo senso è già stata respinta dagli altri e quindi si è allontanata, allontanandosi sempre di più, una ragazzina persa nella sua solitudine e nella sua cultura meravigliosamente classica, ma che l'allontana ulteriormente dagli altri, perché lei usa questa cultura per allontanarsi dagli altri che le hanno fatto del male, le hanno fatto del male per stupidaggini, per sciocchezze. Oggi in epoca di social, un'aggressione può diventare gravissima. Prima avevi la compagna che ti diceva che eri scema, eravamo sentite in tre. Adesso la stessa frase può rimbalzare. E quindi si incontrano queste due incredibili solitudini: il capitano a 15 disperso su un pianeta e una ragazzina a sua volta dispersa in un mondo particolare. Questo è il primo racconto, quello che dà il titolo al libro. E mi sembra che dopo questa presentazione sia a tutti venuta molta voglia di leggerlo, almeno lo immagino, perché ha trasmesso molto bene quello che è il senso, anche il pathos di questo racconto. Invece il secondo, la lettera a Babbo Natale, che io devo dire amo particolarmente. La lettera a Babbo Natale, se abbiamo di nuovo una figura simile, il ragazzino sovrappeso, molto preso in giro. Adesso noi usiamo questo terrificante cacofonico termine preso dall'inglese che è bullismo. Il termine corretto è invece aggressione maligna di un innocente.
Perché si fanno le aggressioni maligne di un innocente? Perché qualcuno è frustrato? Perché il papà... No, perché dentro di noi abbiamo un lato oscuro. Abbiamo un lato oscuro che ci spinge a provare piacere davanti al dolore di un altro perché così ci sentiamo più forti. Io sono nata a Santa Maria Capovetere, in provincia di Caserta. In altri tempi ci siamo chiamati Capua e avevamo il secondo anfiteatro al mondo, secondo solo al Colosseo. Il Colosseo, gli anfiteatri erano luoghi dove si andava a godersi il dolore altrui, la morte altrui, perché abbiamo un meccanismo ancestrale per cui sul dolore altrui noi proviamo piacere. Ci sono spettacoli, uno si chiamava Paperissima, non so se esiste ancora, dove si ride di video di gente che sta inciampando, addirittura ha avuto un incidente. Oppure noi ridiamo nei film anche dalla persona che inciampa da un punto di vista cognitivo, come Fattozzi, Mister Pina, Verdone. Quindi c'è questo meccanismo e questo meccanismo va corretto. Va corretto con un'educazione continua, va spiegato. Bisogna spiegare le regole della cavalleria, tenendo presente che noi abbiamo dentro di noi un lato oscuro. Questo lato oscuro, senza il nostro lato oscuro non saremmo perfetti, saremmo incompleti. Il nostro lato oscuro, la violenza, l'aggressività ci servono per poter cacciare. In epoca preistorica, se eri troppo compassionevole non cacciavi, non campavi a lungo. Per difendere la nostra tribù dai nemici, sempre in epoca preistorica, un'epoca basata sul cannibalismo, per difenderci quando arrivano quelli che ci possono levare la libertà e la morte, ma il lato oscuro non deve essere coltivato, deve essere tenuto a bada e deve essere anche educato, bisogna spiegare che il lato oscuro esiste. Io sono molto favorevole alle quote azzurre, pretenderei che metà degli insegnanti siano maschi. Perché sono soprattutto i maschi che possono insegnare le regole della cavalleria, mai due contro uno, mai contro il più debole. Ed è questa una cosa fondamentale, perché le regole di cavalleria sono state perse e le aggressioni degli innocenti si stanno moltiplicando sempre di più. Inoltre, come ripetevo prima, sono più gravi. Sono più gravi perché la presenza dei social permette di enfatizzare. Prima una persona non poteva mandare un messaggio a tutta la scuola o a tutto il quartiere, adesso può con un clic. E quindi io mi auguro che questi racconti aiutino a entrare nella mente degli altri. I tre racconti hanno un punto in comune. I protagonisti, diciamo, non sono considerati belli. In epoca passata, non essere belli è sempre stato un problema, eh? Essere belli ha sempre risolto una valangata di guai, diciamocela francamente questa verità. Ma prima non era così grave. Adesso invece noi siamo la società dell'immagine. L'immagine te la sbattono sempre in faccia. Vi faccio un esempio. Fino a pochi decenni fa lo specchio era un oggetto piuttosto raro. Capisco cosa state pensando, ma cosa stai dicendo? L'hanno inventato i Fenici. Sì, per carità, l'hanno inventato i Fenici, ma era una roba carissima. Ce l'avevano i re, i nobili, i ricchi. In un villaggio siberiano o norvegese o calabrese, se su tutto il villaggio nell'Ottocento avevano uno specchietto grande così in ogni casa per vedere se aveva le trecce giuste quando si doveva fare la barba, grasso che cola. Adesso noi abbiamo lo specchio e la fotografia di un'altra tizia, sicuramente più giovane, più alta, più bella, più magra, ma truccata da truccatori professionisti, pettinata da parrucchieri professionisti. Vestita, eccetera, eccetera, con questo continuo confronto. Quindi la cosa ci distrugge. Molte persone riescono a tollerarlo infischiandosene, quelli che non riescono a tollerarlo diventano aggressivi, aggressori maligni. Perché qui c'è una regola fissa: tanto più alta è il nostro livello di aggressione agli altri, tanto più bassa la nostra stima a noi stessi. Quindi se avete poca autostima, cominciate a smettere immediatamente a parlare male degli altri così come sono. È assolutamente lecito parlare male, cioè criticare il comportamento degli altri, tipo secondo me in questo momento il Ministro della Salute ha sbagliato questo, quello, quell'altro, eccetera, eccetera. Qui fa parte della critica, ma non criticare una persona. È troppo alta, è troppo grassa. Come ti permetti? Non è un problema tuo. Questo è, devo dire, che è un tema che mi trova sempre molto sensibile, no? Cioè, le persone devono essere sempre accolte e rispettate. I comportamenti ovviamente possono essere oggetto di discussione. In questo racconto, se non ricordo male,
È molto bella anche una certa progressione, perché il bambino all'inizio vorrebbe essere diverso, vorrebbe essere più magro, ma poi man mano che va avanti finisce per accettarsi com'è e anzi per essere contento di essere com'è. E questo mi sembra, al di là del problema specifico dell'essere sovrappeso, un messaggio molto forte. Per tutti noi che magari non siamo sovrappeso, ma che abbiamo comunque una parte di noi che facciamo fatica ad accettare. Sì, esatto. E la parte di noi che facciamo fatica ad accettare, invece, è proprio il nostro punto di forza. Lo rappresenta un vecchio film che tra un po' vieteranno per eccesso di politicamente scorretto, che è il più grande film che abbia mai fatto la Walt Disney. E questo film è Dumbo. Il film è stato fatto nel 1941. In Germania c'era l'eugenetica. E Dumbo è il bambino malformato. Dumbo è il bimbo deforme che tutti aggrediscono, tutti sfruttano. E Dumbo è anche l'archetipo dello zoppo, perché lui inciampa nelle sue orecchie smisurate. Ma attenzione, le sue orecchie sono le sue ali. Quindi la sua mamma, fortunatamente, non ha i soldi per pagargli la chirurgia estetica, perché altrimenti gli amputerebbe le sue ali. Nel momento in cui noi riusciamo ad accettare quello che era il nostro problema, diventiamo fortissimi. Se cercate su Google potete trovare i video di Nick Vujicic. Nato senza gambe e senza braccia, quest'uomo è un leader motivazionale, ha avuto 4 figli sani. E quindi il suo sogno era che mi crescessero le gambe e le braccia, purtroppo non è successo, ma nel momento in cui è riuscito a accettarsi, lui è diventato fortissimo, lui ha imparato a volare. Quindi il ragazzo fa proprio questo passaggio, prima vorrebbe essere diverso, poi si accorge che la sua strada non è nel cercare disperatamente di essere diverso e di essere come gli altri lo vorrebbero, ma di essere fiero di essere se stesso. E questo è un bellissimo messaggio, è anche un messaggio, a mio modo di vedere, come posso dire, di accoglienza della diversità, in qualunque modo si manifesti, no? Perché comunque è sempre un modo in cui si esprime l'essere umano, no? Veniamo all'ultimo racconto, che è quello inedito e che è anche molto suggestivo. Anche qui abbiamo una giovane donna che, secondo i canoni di quel momento, bruttina. E questa è la sua maledizione. Anche perché deve salvare un regno e se fosse bella magari potrebbe riuscire a fare un matrimonio di quelli che salva la situazione. E anche qui c'è lo stesso schema degli altri due. Alla fine lei ha la scelta se diventare bella o usare questa possibilità peraltro, e lei usa questa possibilità peraltro perché lei va bene così com'è. E quindi c'è esattamente di nuovo lo stesso schema. E ho scritto questi racconti perché oggi i ragazzini e le ragazzine sono ossessionati come mai è successo in passato dal loro aspetto. Si lasciano condizionare dal loro aspetto, ci sprecano troppe emozioni, ci sprecano troppo tempo. Anche perché l'età della pubertà, dell'adolescenza, sono età fondamentali. Lì dobbiamo creare il nostro io. L'io a cui dobbiamo essere fedeli per tutta la nostra vita. Se non ci riusciamo, perché stiamo distratti da altro, quell'io non sarà formato, sarà sempre problematico, avrà sempre bisogno di qualcosa. Adesso c'è un'altra tragedia. Uno, mi pare che questo sia noto, sono i disturbi alimentari, che stanno aumentando in maniera catastrofica. Io ho visto una ragazzina morire di anoressia. È qualcosa di spaventoso vedere queste persone che hanno distrutto la loro vita briciola dopo briciola, rifiutandola fino all'ultima stilla d'acqua. Ma adesso c'è un'altra tragedia, che è la dipendenza dalla chirurgia estetica. Ci sono persone che hanno fatto un intervento di chirurgia estetica. 2, 3, 5, 8, 11, eccetera, eccetera. Molte persone mi dicono: guardi, dottoressa, sì, lei ha ragione, ma io dopo che ho fatto l'intervento di chirurgia estetica ho perso 5 kg, mi sono sentita a posto, ho anche trovato un marito. No, non è stato l'intervento di chirurgia estetica il fatto che ho perso 5 kg, ma il fatto che ho cominciato a considerarti un alfa, perché gli altri non sanno come considerarci e si fidano di come noi consideriamo noi stessi.
Se noi ci consideriamo un alfa, gli altri si innamorano di noi, anche se non siamo proprio bellissimi. Anna Magnani era bella o era brutta? Ma chi se ne frega, Anna Magnani. Depardieu è bello o brutto? Boh, è lui. Quindi, l'importante non è che abbiamo fatto il lifting e che abbiamo perso i 5 kg, ma che crediamo in noi stessi. Quindi, se noi impariamo a credere in noi stessi, possiamo risparmiarci la chirurgia estetica, che io sconsiglio calorosamente a tutti. Sono un ex chirurgo. Non esiste la chirurgia sicura al 100%, non esiste l'anestesia sicura al 100%. I rischi si corrono solo se bisogna riparare una malattia. Quindi, se voi imparate a credere in voi stessi, non avete bisogno né di chirurgia estetica e potete anche mangiare qualche gelato in più. Dunque, una domanda che riguarda invece l'insieme della sua produzione. Dunque, molti dei suoi romanzi possono essere assimilati al genere fantasy. Ecco, che cos'ha il fantasy, o quantomeno un certo tipo di fantasy, che può particolarmente funzionare nella società contemporanea, che sembra lontanissima come scenario, come modi di vita, come valori da quella rappresentata in molti dei romanzi fantasy. Ma a cominciare dal La Signore degli Anelli, naturalmente. letteratura fantasy, come le fiabe, da cui la letteratura fantasy nasce, la letteratura fantasy nasce mischiando la fiaba col poema epico. Il poema epico è una narrazione maschile che contiene la lealtà, il coraggio e la cavalleria, mentre la fiaba è una narrazione femminile che parla del desiderio delle donne di essere amate fino all'ultimo dei loro giorni e della persecuzione dei bambini. Che cos'è la letteratura fantastica? Lo spiega Kafka, il posto dove noi teniamo i mostri. Quando qualcosa è troppo atroce per guardarlo in faccia perché ci brucierebbe gli occhi per l'orrore, lo nascondiamo nelle volute d'oro e d'argento. Quindi, nelle grandi fiabe classiche c'è la persecuzione dei bambini. Un bambino assassinato da un genitore impazzito, Biancaneve, discriminato sulle sorelle, massacrata di lavoro, Cenerentola, ma anche torturata. Questa fiaba è nata in Cina. Chi è Cenerentola? Colei che è più piccolo del reame. Pelle d'asino, lei che vuole sposare sua figlia. Hansel e Gretel e Pollicino, i bambini sono veramente stati mangiati. Nelle grandi carestie, prima di crepare di fame, si mangiano i cadaveri, i bambini muoiono per primi. O è più facile acchiapparli. Ma dopo aver mangiato i morti, non osiamo guardarci in faccia gli uni con gli altri, quindi non è stato raccontato. È stato negato, però è rimasto incastonato nelle fiabe. La letteratura fantasy nasce nel XX secolo, in un momento in cui l'Europa è devastata dalle due terrificanti religioni atee del XX secolo, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco, che non sono stati movimenti politici, sono stati movimenti religiosi, messianici e salvifici. E nasce la letteratura fantasy per un'intuizione spaventosa. Siamo una cultura di morte. Noi siamo pieni di fantasy, e l'altro genere di cui siamo pieni è il genere horror, perché noi continuiamo a essere una cultura di morte. Noi siamo nel secolo del genocidio, abbiamo compiuto nel 2015 questo terrificante anniversario, il genocidio degli armeni è stato il primo sull'europeo. E il genocidio nasce, tutto sommato, con il XX secolo, che non, il genocidio non è uno sterminio di massa, è lo sterminio di una specifica minoranza, cominciando anche dai neonati. E nasce proprio, come spiega la regina di Biancaneve, specchio specchio delle mie brame, che è la più bella delle ame, come aggressione a una minoranza che ha una superiorità culturale clamorosa rispetto agli sterminatori. Io ho rappresentato questo metaforicamente nell'ultimo elfo. Nell'ultimo orco parlo di altre tragedie, per esempio lo stupro etnico. Qual è la potenza della letteratura fantasy? La potenza della letteratura fantasy è, per esempio, l'ultimo elfo parla del genocidio, l'elfo è l'ultimo perché gli altri sono stati sterminati. Ma è un libro carino e simpatico, giuro, insomma, posso fare pubblicità al libro di un'altra casa editrice, insomma, lei non ci pensa. Può farlo, può farlo. Se io avessi parlato di ebrei, non avrei parlato di armeni, se avessi parlato di armeni, non avrei parlato di tutsi. Parlando di elfi, ho parlato di non solo, ma parlare di elfi mi ha permesso di restare sul piano di leggerezza, che mai avrei potuto avere in un libro a carattere storico. Un'ultima domanda, perché ci stiamo avvicinando alla fine del nostro incontro. Qual è il posto dell'infanzia in una società come la nostra? Il posto dell'infanzia non c'è. L'infanzia non è molto amata. L'infanzia è sacrificata. Un bambino può essere ucciso, comprato. Pollicino e Hansel e Gretel stanno ancora girando nel loro bosco.
L'infanzia è sempre meno amata, l'infanzia è sessualizzata precocemente, l'infanzia è già in maniera molto precoce aggredita cognitivamente. Il cervello del bambino è un cervello delicatissimo, oltre che essere straordinario. Il cervello del bambino ha bisogno, per imparare a modulare l'emozione, della presenza fisica di sua madre. Sarà molto banale, molto terra-terra, ma è così. Se il bambino perde la sua mamma, per lui è una ferita primaria. Per mamma si intende la signora che ha portato la gravidanza, di cui il bambino ha imparato a riconoscere la voce. Nei primi 9 mesi è importante perché il bambino impara a regolare le emozioni per imitazione di mamma, se mamma c'è. Se dall'età di 4 mesi il bambino è all'asilo nido e mamma non c'è, il bambino comincia a avere dei problemi. L'asilo nido è fatto nell'interesse del bambino o nell'interesse della società che ha bisogno della madre sul posto di lavoro? È fatto nell'interesse della società. Nel momento in cui diventassi ministro è inverosimile, ma non si sa mai. La prima regola che faccio sugli asili nido, io faccio mettere la scritta, nuoce gravemente alla salute, che lo sappiatelo tutti. Inoltre il bambino non ha quell'età, competenza psicologica per relazionarsi ad altri, deve relazionarsi solo a papà e mamma, eccezionalmente fratellini e nonna, e non ha la competenza immunitaria, quindi si ammalerà 4-5 volte per inverno. Dopodiché il bambino va avanti in una scuola che è troppo lunga. Perché un bambino di 6 anni deve stare a scuola 8 ore? Scusate, abbiate pazienza, perché altrimenti mamma non potrà lavorare. Ok, d'accordo. Quindi stiamo sacrificando il bambino per gli interessi economici della famiglia e della società, basta che ce l'abbiamo chiaro in mente. E poi, siccome mamma è stanca quando torna dal lavoro, il bambino lo mette davanti alla televisione. In adesso noi abbiamo 3 figure di attaccamento: papà, mamma e televisore. E il televisore ha la stessa valenza di papà e mamma perché è in salotto. Quello che dice il televisore è vero. Da qui abbiamo un altro problema. Molto spesso i bambini hanno in mano questi. Hanno in mano questi e con questa roba io vado su Facebook, eccetera. Quindi è 10 secondi e cambio, 20 secondi e cambio, 40 secondi e cambio, 15 secondi e cambio. C'è un fenomeno neurologico che è la frammentazione, cioè l'assoluta perdita di capacità di concentrazione. Quindi dare oggetti di questo genere in mano ai bambini è assolutamente sbagliato. E poi c'è l'ipersessualizzazione. L'ipersessualizzazione che arriva su due binari paralleli, è molto più simile di quanto si pensi. Uno è il video musicale di Miley Cyrus, Britney Spears, ai miei tempi sarebbero stati vietati ai minori di 14 anni. A cui si arriva dopo un po' ai siti porno, perché una buona parte dei siti porno sono gratuiti e una buona parte dei dodicenni hanno uno smartphone. E il sito porno è devastante, perché devasta tutta la sessualità nascente e rischia addirittura di causare modificazioni anatomiche del cervello. E poi si hanno queste terrificanti lezioni di educazione sessuale che si fanno a scuola, dove ti danno le istruzioni, della promiscuità sessuale come se fosse quasi obbligatoria, nessuno ti spiega. E se fai l'amore con qualcuno che ti ama e che tu ami è un'altra cosa. Quindi c'è una non difesa del bambino. Il bambino è sempre sacrificato agli interessi altrui, mentre il mondo dovrebbe girare attorno a lui. Quindi noi abbiamo un bambino apparentemente reuccio, capriccioso, della sua famiglia che tiene in pugno, urlando sul supermercato se non gli compra le caramelle. Ma in realtà questi bambini sono sempre più soli, sempre più isolati, sempre con problemi neurologici causati da un'esposizione a schermi eccessiva e troppo precoce. A tutti coloro che hanno bambini, non perdetevi per nessun motivo al mondo questa meravigliosa abitudine che è leggere qualcosa la sera al bambino. Il fatto che voi leggiate ad alta voce attira immediatamente l'attenzione del bambino che addirittura molla i videogame per questo. Proprio perché è qualcosa di straordinario. Non solo, ma in questa maniera voi create una linea di comunicazione ulteriore con vostro figlio. Vostro figlio può parlarvi di se stesso, ma non sempre uno può parlare di se stesso. Può parlarvi di voi, ma non sempre ne ha voglia. Può parlarvi del protagonista della storia che state leggendo insieme. E questo vi permette un altro canale di discussione e vi permette di avere un'altra fonte di informazioni di cosa vostro figlio pensa e cosa vostro figlio sente. Questo canale resterà poi aperto anche nel periodo dell'adolescenza, quando giustamente l'adolescente tende a non parlare più ai genitori perché deve crearsi il suo io adulto e quindi deve crearsi un'autonomia, ma se questo canale è stato creato, continua a restare aperto. Non solo, ma questo è il canale da cui potete trasmettere i valori, i grandi valori, la lealtà, il coraggio e la cavalleria.
Se leggete Il Signore degli Anelli e spiegate a vostro figlio che il forte non va mai contro il debole, perché è qualcosa di ignobile, vostro figlio non sarà quello che aggredisce il compagno a scuola. Anzi, il giorno in cui il compagno aggredito sarà quello che si schiera a difenderlo. Comunque qui noi abbiamo un libro che potrebbero leggere i genitori ai loro ragazzi. Io non volevo dirlo perché mi sembrava troppo cosa, insomma, anche, no, adesso scherzi da tutte parti. Prima o poi dovete parlare ai vostri figli del dolore della morte. Prima o poi succederà che muore il nonno o il vicino di casa. Non fate la gravissima errore di non portare vostro figlio a funerale, o peggio ancora di non dirgli nemmeno che il nonno è morto, perché prima o poi lo scoprirà da solo. Dovete spiegargli come si elabora il lutto. E se il lutto si elabora piangendo tutti insieme. Il lutto si elabora distraendo l'attenzione a fare qualcosa, tipo al nonno piacevano i fiori bianchi e l'edera, andiamo a cercargli dei fiori bianchi dell'edera, scrivi una poesia per il nonno da leggere al funerale. Dopo il funerale, questo è obbligatorio, si mette in doccia. E se dovete bere del vino, deve essere un vino dolce, e magari eccezionalmente trovate un goccino anche al bambino. E qui potete leggere la storia del Capitano 15, proprio per parlargli della morte. E per spiegare perché la morte esiste e che non è una punizione, ma può essere un dono. Dunque, il nostro tempo è finito e come lei sa, questi incontri si chiudono bevendo il bicchiere della stappa. E so che lei però ha una sua particolare, un particolare desiderio. Io sto bevendo il vermouth chinato. Che cos'è il vermouth? Il vermouth è una bevanda inventata a Torino. Io sono meridionale, ma Torino è questa meravigliosa città che mi accoglie. Mettendo insieme vino bianco, zucchero e assenzio. Infatti, vermouth vuol dire assenzio in tedesco. Per coloro che non lo sapessero, in effetti non è un'informazione molto diffusa, assenzio in ucraino si dice Chernobyl. Chernobyl è la collina delle erbe amare, ovvero la collina dell'assenzio. Questo è interessante perché la collina dell'assenzio è nominata anche nell'Apocalisse. Brillerà la stella dell'assenzio e un terzo delle acque saranno avvelenate. Perché che cos'è il barolo chinato? Scusate, che cos'è il vermouth chinato? Al vermouth fu aggiunto del chinino, così da darlo in Francia ai soldati che partivano per l'Africa e il chinino li avrebbe protetti dalla malaria. Quindi il chinino è un vecchio farmaco che esiste da decenni e decenni e decenni e non è un farmaco tossico. È una cosa molto importante perché ricordate che un derivato del chinino, l'idrossiclorochina, può aiutarvi nel Covid. Quindi, Quindi possiamo direttore, andare, salutarci, sapendo anche che ci fa bene alla salute. benissimo. Grazie molte, grazie per essere stata con noi. Grazie a lei, direttore, grazie a lei con tutto il cuore. E cominciamo una nuova avventura. Certamente. Arrivederci, buonasera. Arrivederci.